Stavo pensando a quale video poter registrare, ma poi ho pensato... Draftino? E quindi Draftino, con la solita ruota e i personaggi, ovviamente, di Victory Road. Primo giocatore per noi... Dvalin! E abbiamo già il portiere! Buono! Con Dvalin portiere potremmo sperare nella formazione per la tensione, ma questo è tutto da decidere con la ruota. Victoria, non possiamo pretendere sempre giocatori di alto livello, quindi un po' di monnezza ce la dobbiamo prendere. Ancora monnezza. Ma ricordatevi sempre che dopo la tempesta c'è il sole e quindi... Che giornata di me. Dovrà pur migliorare questa giornata, no? Beh, io sono abbastanza fiducioso, vediamo un po'. Adesso inizio a essere seriamente preoccupato, perché la nostra difesa fa acqua da tutte le parti. Ok, Byron Love ha riacceso un barlume di speranza. Riccardo Di Rigo, va bene anche lui. Go next, go next. Sto iniziando ad abbandonare ogni speranza, ma voglio comunque essere allegro e contento. Eric Eagle, va bene Eric, ho bisogno di attaccanti, ho bisogno di attaccanti e anche forti, Byron Love non basta. Sean Frost, che potremmo volendo schierare in attacco, e lo faremo. Bene bene, anche Sean Frost mi ha ridato un minimo di stabilità mentale, siamo agli sgoccioli, occhio. Il Bailongone nazionale, e lui definitivamente mi risolleva il morale alle stelle. 5 giocatori rimasti per la creazione di questa rosa che ha un attacco devastante con Byron Love e Bailong. C'è anche Kevin, purtroppo. Meno 4 e direi che l'attacco va già bene così, più o meno. Il centrocampo si può migliorare e Nathan Swift ci migliora di brutto la difesa. Andiamo con il prossimo, signori. Siamo sempre di più agli sgoccioli. Janus. Meno 2. Penultimo giocatore della nostra rosa. E vi dico la verità, adesso... Io mi rifiuto. Non lo voglio, Rea, non lo voglio. Gioco piuttosto con uno in meno. Ultimo giocatore per la nostra rosa. Mi serve un altro difensore forte, per favore. Jude. Ok, qualcosa di buono si può creare. Quella che state vedendo è la squadra che la ruota ci ha gentilmente concesso. Ma c'è un problema, perché è una squadra abbastanza forte, ma purtroppo con i parametri squadra siamo messi molto male, perché non abbiamo niente che ci boosti significativamente l'attacco. Niente affiatamento, niente tensione, e questo è un problema. Avversario trovato. Vediamo questa volta di quant'è la differenza. 9 livelli. Stavo facendo a mente il calcolo, abbiate pazienza. Vediamo che succede. Perché sono un po' fiducioso. Ma c'è da dire una cosa. Perché con la mia attuale difesa... Purtroppo non posso ingaggiare gli uno contro uno perché Clear o Clear e Cormer non sono di un livello abbastanza sufficiente. Mentre tutti gli altri potrebbero. Potrebbero. Vediamo la squadra sua invece. Bella squadretta. Ma secondo me è scarso. Secondo me il ragazzo è scarso. Possiamo vincere. Possiamo vincere, raga. Secondo me la possiamo vincere. Secondo me la possiamo vincere. Sto aspettando che entra... vabbè. Stavo aspettando Byron Love... sì, no, scusate, mi stavo aspettando... Bailong che entrasse. Sta cosa della ruleta, io personalmente spero che la limitino o facciano qualcosa, ragazzi, perché onestamente è un po' troppo OP come meccanica. Sempre detto.
Già c'è il tiro catastrofico caricato. Questo mi farà molto male. Anzi, forse mi fa pure gol. Eh sì. Bravo. Vai, forza. Dai, iniziamo a tirare queste mine. Vamo. Bam. E sono 680. Forza. Forza, ragazzi. Non c'è tempo qui per demoralizzarsi. Forza. Abbiamo una squadra inferiore? Sì. Dobbiamo avere paura? Assolutamente no. Toh, vai bro. Schioppalo. E so altri 704. Oh. 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 What happened here? What happened? No, no. Scusate l'inglese. Il fatto è che lui, per esempio, se ora gli rifacessi un'altra scivolata, lui potrebbe rifarla di nuovo. Giustamente, essendo una meccanica del gioco, ne abusiamo tutti. È chiaro, no? Allora, lui sta piazzando la barriera lì. Se io però la girassi in un altro modo... Eh no, sto... Questo cane ci arriva lo stesso. Ok, e l'ho messo one shot. Potevo utilizzare la tecnica, ma non l'ho voluta utilizzare perché sarebbe stata sprecata. E Mark Evans è bucato, cucciolo. Ok, dai. Bro, se ti tolgo il cerchio dal tasto, che succede? Ti butti dal balcone? Ovviamente questo non andrà in porta, chiaro. Passato in mezzo a tutti. Potrei provare a pararla col tunnel spaziale, ma non voglio sprecare punti inutilmente, raga, vi dico la verità. Tanto mi avrebbe messo comunque one shot, a prescindere. Quindi, che sia di poco o di tanto, intanto così almeno. Pinguino Imperatore numero 2. Forse questo è sprecato, però. Forse questo è stato sprecato, perché avrei potuto fare di più. Oddio, no, però sei 43 è buono, eh. Un tiro da 1100. Buttalo via. Mica male. Ok, one shot anche lui. Se mi fa gol, io gli rispondo con un altro gol. Yo. Yo, 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 yo. Non ho bisogno di tecniche per il momento. Posso ancora segnarti così, zio. Non c'è problema. Pulito, 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 pulito. Vado in vantaggio. 3-1 alla Maison. Buona performance. Abbiamo il portiere one shot, ok? Quello che dobbiamo fare è impedirgli a tutti i costi di tirare. Dammi sta palla, va, stupido. Beh, io tiro, ragazzi, abbiate pazienza. Io tiro perché per me questo è tutto oro colato, eh. No, vabbè, ragazzi, non posso farci niente qua. Qua non ci posso proprio fare niente. No, no, qua non ci posso fare niente, è impossibile. Vabbè, pazienza, pazienza, pazienza. Va bene così, va bene così. Va bene così, siamo comunque un gol sopra. Ora non deve più avvicinarsi alla porta. Anzi, se riusciamo a risalire sopra noi, sarebbe ancora meglio. Ma in realtà tiro sonoro di Riccardo credo sia abbastanza inutile. Però dai, comunque un tiro da 400 e lui adesso è one shot. Ui, bravissimo Ricky. Sei in fuorigioco un'altra volta, Bylong, te lo faccio notare, zio, eh. Potrei utilizzare la tecnica, ma non ne ho ancora bisogno. Non mi serve, raga. Sta partita è già mia.
Questa partita è già mine. Ora, sapete come glielo voglio provare a mettere fuori? L'avete visto che si stava a tuffa Mark? Ho tirato subito, raga. Come papà? Come papà non mi interessa. Ok. Ma ragazzi, lo sto distruggendo. Cioè, proprio lo sto distruggendo con un botto di livelli sotto. Ma il bro oramai non sta... No! Ancora gold in mezzo alle palle, ci stava. Prendiamola. Bravo, Eric! Ma Suka, zio, dai. Per favore, Suka. Ed eccolo! Sean Frostino! Oppela! Gol! E ho ancora... No! Che fai, Frost? Ma allora la bianca non era la neve! Prendo le distanze da Sean Frost. Ma io ho visto un'altra tecnica su... Ma tu sei pazzo, Byron Love! Io quitterei. Io quitterei a questo punto. Ragazzi, ma questa non è una vittoria. Cioè, ragazzi, questa non è una vittoria. Questa non è una vittoria. Questa, ragazzi, è una purga. Questa è una purga. Ma l'ho scoppiato proprio. Questa squadra ha letteralmente superato ogni aspettativa. Non che le aspettative fossero basse, attenzione, perché con un attacco del genere, con Byron Love e Bylong, non è che puoi andare malissimo. Però vi dico, anche il centrocampo è stato ottimo. E dunque a me non rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre solo qui su Tubera. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.